Vincenzo Grella, buonasera. Allora, innanzitutto un bilancio di questo 2023, cosa vi aspettate da queste prossime due partite? Il bilancio di quest'anno è stato nella prima parte positiva. Abbiamo raggiunto la promozione tra i professionisti, che era un obiettivo ben chiaro della società, e poi una partenza molto sotto le aspettative del club in Serie C, una partenza negativa, e ora vogliamo con tutte le nostre forze rimediare e rimettere sui binario giusto. Per quanto riguarda il mercato di gennaio, dobbiamo fare più valutazione, dobbiamo capire chi c'è, se li possiamo prendere, chi possiamo anche lasciare andare per liberare gli spazi che servono. Pensa che l'attacco sia il reparto che necessita di più ritocchi? L'attacco sicuramente ha bisogno dei ritocchi, ma non è l'unica parte del campo dove abbiamo bisogno di aggiungere valore. Insieme al mister faremo gli analisi giusti per inserire i calciatori che noi pensiamo possono darci una mano per tornare in alto. Allora, una riflessione su Lucarelli, l'impatto che ha avuto sui ragazzi, se si eccettua la prova di Messina. L'impatto di mister Lucarelli è stato molto positivo. Lo vedo, lo sento come il trascinatore che io immaginavo, sul campo è pragmatico. E per quanto riguarda la partita con Messina, grande delusione, grande dispiacere. Penso è la prima partita da quando faccio questo mestiere che mi sono sentita veramente male, perché aspettavo tutto un'altra partita e ci sono rimasto molto male. Però il calcio poi ti ripresenta un'occasione per rifarti, e noi in Coppa ci siamo rifatti, abbiamo vinto, abbiamo giocato anche a momenti un buon calcio, e questo ci ha fatto sentire meglio. Un giudizio sul pubblico, si è notato soprattutto delle differenze come risposta da parte del pubblico rispetto allo scorso anno? No, io non posso dire niente del pubblico. Avere un pubblico così importante in Serie C è un segno di una città che ha una grande passione per suo club, ha una fiducia nella dirigenza, una fiducia nella squadra. A volte ci rimane un po' male su una prestazione che è sotto le loro aspettative. Però visto i numeri, visto il calore, la passione, non posso non dirgli solo grazie. E infine un giudizio riguardo a questa paventata decisione della prefettura di fare giocare Catania-Sorrento a porte chiuse. Sai, noi stiamo aspettando il provvedimento, non è ancora stato confermato. Quando sarà confermato, poi noi faremo le nostre riflessioni all'interno per capire la strada da percorrere.